Osservatorio sportivo è offerto da EcoGreen. Risparmia sulle bollette di casa con le offerte del Mercato Libero. Benvenuti alla puntata numero 21 di Osservatorio Sportivo. Benvenuto naturalmente al mio compagno di avventura Rino Pitanza. Ciao buonasera, Rino, apriamo buonasera. La puntata con una bella notizia, perché nel pomeriggio di oggi l'Acragas è tornato al successo, è tornato a respirare, adesso la salvezza è sempre più vicina. Ha vinto 1-0 contro il Casalnuovo, una squadra che comunque è molto forte, mi sembra che sia la quinta o la sesta forza del campionato. La partita non si è disputata ieri, come ben sapete, perché il sindaco di Agrigento ha annullato tutte le manifestazioni per via dell'allarme arancione. Poi per fortuna non è successo granché, ma è stata annullata anche la mezza maratona della Concordia, un appuntamento che vedeva 1200 iscritti. Peccato questo, certo. E questo è stato davvero un gran peccato, anche perché c'era gente che addirittura è arrivata per correre dalla Corea del Sud, quindi naturalmente ci sono rimasti molto male per questa decisione. Gli organizzatori, il dottore Calamita in primis, hanno donato tutte le derrate alimentari che erano state preparate proprio per questa manifestazione alla comunità Porta Aperte, che si occupa, come detto, di dare un pasto ai poveri. Allora, prima di presentarvi i primi ospiti di questa puntata, una notizia che arriva dal mondo dell'atletica leggera e in particolare del Giovellotto, dove l'agrigentina Giusy Parolino, atleta della ASD Milone di Siracusa, ha conquistato la medaglia d'oro e ha portato a casa il suo 16° titolo di campionessa italiana proprio del Giovellotto. Da giovedì 22 a domenica 25 febbraio scorsi si sono disputati al campo Italico Conti di Ancona i campionati italiani lanci lunghi invernali. Ha vinto la gara del lancio del giavellotto femminile Giusy Parolino, atleta della Milone, come detto, con metri 28,28. Ha conquistato la medaglia d'oro e ha portato a casa, come detto, il suo 16° titolo di campionessa italiana. Gareggiare alle 9 del mattino in inverno non è facile a causa del forte freddo, ha detto la Parolino. Se poi si aggiunge, come in questo caso, anche il forte vento, la competizione è diventata ancora più difficile. Un ringraziamento va al mio sponsor Ecologia Ambientale SRL per avermi permesso di acquistare tutta la nuova attrezzatura per gli allenamenti. E poi naturalmente il ringraziamento al coach Emanuele Serafin. Ormai non fa più notizia, Rino. La continuità di Giusy Parolino nel mondo del giavellotto. Miriamo al titolo mondiale adesso. E noi naturalmente facciamo i migliori auguri. Allora, parliamo di calcio giovanile con la formazione Under 17 Elite, che è campionato regionale Elite dell'Atena Agrigento. Siamo in compagnia con Enrico Musumeci, che buonasera. È l'allenatore della formazione agrigentina, poi c'è il capitano Daniele Bartolomeo e il dirigente accompagnatore Salvatore Fazio. Allora, noi diciamo spesso che tutto dovrebbe nascere da lì, no? Perché è importante avere sempre un settore giovanile all'avanguardia, perché può dare manforte, può dare una certa continuità alle squadre d'élite, nel vero senso della parola, dei campionati professionistici. E mi sembra che l'Atena, al di là dell'ultima sconfitta che avete riportato sabato scorso, mi riferisco soprattutto a Enrico Musumeci, mi sembra che l'Atena sia su questa giusta strada, no? Sì, alla fine è un campionato molto competitivo rispetto a quelli degli anni passati, perché è una situazione completamente nuova. Poi
In provincia siamo comunque l'unica società che partecipa a questo tipo di campionato e incontriamo squadre comunque che fanno parte di un bacino di utenza, hanno un bacino di utenza decisamente più elevato, quindi la competizione è molto complicata. Noi stiamo facendo bene, l'obiettivo è mantenere questa comunque categoria perché è un'ottima possibilità per i ragazzi anche per essere osservati, per mettersi a confronto con società e realtà decisamente importanti, come ad esempio sabato il Trapani, che ha grosse ambizioni già dalla prima squadra, che è dal settore giovanile, e come altre società nel palermitano, o comunque anche della Sicilia orientale dell'altro girone. Ci sono squadre importanti e noi stiamo cercando sia con l'Under 17 che con l'Under 15 di fare un bel percorso e di dire la nostra, nonostante comunque Agrigento abbia un bacino di utenza e possibilità di comunque scegliere tra ragazzi decisamente limitata rispetto al palermitano. Vabbè, questo è chiaro, questo in proporzione al territorio. Gino. Sì, io volevo un po' non presentare gli ospiti perché lo hai già fatto tu e poi non c'è bisogno di tanta presentazione, ma presentare il campionato, che è un campionato vero e proprio, come nei campionati diciamo maggiori, con una promozione alla fase nazionale, i play-off, i play-out e addirittura anche una retrocessione. Al momento, dicevamo prima di andare in onda, al momento, nonostante la battuta del resto di sabato, invito la regia a mandare anche le immagini che abbiamo realizzato noi qui di Teleacras, l'Atena sarebbe salva perché si salvano direttamente solo due squadre. E quindi l'Atena al momento è così. Mancano tre giornate, Totò. Come li affrontiamo? Intanto buonasera a tutti. Niente, praticamente sabato prossimo saremo in quello di Misilmeri a giocare col CUS Palermo, che attualmente sta lottando per il playoff. Quindi sarà una partita tosta che però onestamente, conoscendo i ragazzi, non si tireranno indietro. Anzi, sono convinto che diremo la nostra. Poi l'altro sabato incontriamo l'ultima in classifica, che però questo non vuol dire che sarà una partita semplice, anzi, perché ormai noi abbiamo tre partite che dobbiamo affrontare come tre finali, perché è importante mantenere questa categoria, come diceva il mister poco fa, perché è una categoria importante nata quest'anno, sia per l'Under 17 che per l'Under 15, e sottolineo un'altra volta, come diceva, ripeto, il mister, è l'unica società della provincia di Agrigento che ha le due squadre in questa categoria, che è una cosa importante, anche perché è una bellissima vetrina per tutti i ragazzi che si affacciano a questo campionato. Io faccio presente che noi nella nostra squadra, a parte il capitano che è puro sangue agrigentino e altri due ragazzi, poi abbiamo ragazzi di tutta la provincia, abbiamo ragazzi di Cammarata, abbiamo ragazzi di Siculiana, di Favara, di Canicattì, di Naro, mi dimentico qualche altro paesino dell'Interland. Quindi questo fa capire che è un campionato importante, infatti tutti questi ragazzi vengono da fuori ogni settimana, tre volte la settimana ad allenarsi e più la domenica e il sabato a giocare. Quindi questo dimostra il fatto che è un campionato importante, su cui la società Atena conta tantissimo, come ripeto, di portare al termine con noi, con l'Under 17, con la salvezza, che credo che ce la dovremmo fare perché sarebbe meritatissima per i sacrifici che abbiamo fatto, e considerando che il livello è molto molto alto, perché andiamo a affrontare società calcistiche che sono di un livello dietro anche hanno una prima squadra, e poi nel nostro girone abbiamo il Calcio Sicilia, che è diciamo una delle società più importanti, non a livello regionale ma a livello nazionale, perché ha vinto tantissimi titoli nel settore giovanile.
nel settore giovanile. E quindi per noi è importante mantenere questa categoria. Invece devo dire per quanto riguarda l'under 15 che già sono matematicamente nei playoff, infatti sono terzi nonostante la sconfitta di domenica sempre contro il Trapani, però questa volta a Trapani, quindi loro si giocheranno sicuramente per il titolo, se lo giocheranno sicuramente. Bene, questo sarebbe già, è già importante essere approdati al primo anno di esperienza già ai playoff, no? E contendersi il titolo con società altamente blasonate. Daniele Bartolomeo, che squadra è la vostra? Diciamo che la nostra squadra è... Il microfono, forse... È una squadra basata molto sul gruppo e sulla coesione del nostro gruppo. Infatti non abbiamo paura di queste ultime tre partite che ci aspettano perché, diciamo, l'obiettivo è un obiettivo comune. Nessuno punta alla... diciamo a un esploit personale, ma un esploit più che, diciamo, per la squadra nella sua totalità. Chi ha fatto più gol in questa squadra? Giuseppe Loverme, che però per sfortuna è infortunato, quindi è da un po' di partite che non è presente. Manuel Alessi, un ragazzo che ha nelle sue caratteristiche quella di essere molto veloce, di saltare bene l'uomo e anche di tirare bene in porta. Senti, allora, dicevamo che mancano tre giornate, quindi 9 punti a disposizione. Rino, quante ne mancano per la certezza matematica di rimanere? Certezza matematica, io la, se sono d'accordo i nostri ospiti, la metto sul piano di chi devono affrontare. Sì. Perché domenica prossima c'è questo Cus Palermo che mira ai playoff, poi c'è in casa contro l'ultima, che attenzione, ieri sì ha perso, ma ha perso 4-3 contro il Gela, quindi è una squadra che ormai non ha nulla da dire a questo campionato perché è già retrocessa, ma forse per questo diventa un po' difficile, tra virgolette. E poi l'ultima fuori casa con quel Calcio Sicilia che diceva Toto Fazio, quindi al momento c'è il Calcio Sicilia a 42 punti, quindi a cui basta una vittoria per vincere il campionato. E poi ai playoff al momento ci sarebbe Trapani Panormus a 37 punti, Cus Palermo 33 e Academy Palermo a 28. Poi Bagheria e Atena al momento sarebbero matematicamente salve, però l'Atena ha un solo punto nei confronti del Gela per evitare i play-out che al momento sarebbero disputati tra Città di Gela, il Gonzaga, il Buon Pastore e il Villabate. 4 punti, mister, potrebbero bastare? Ah, non so se... Meglio 9. Se potrebbero bastare... Se potessero bastare 4 punti non lo so, però farne 9 sarebbe l'ideale, più che altro perché già dall'andata ogni partita abbiamo giocato, tranne, mi permetto di dire, la scorsa, non abbiamo demeritato mai nei confronti dell'avversaria, ce la siamo sempre giocata con tutte alla pari, siamo stati anche, devo dire, sfortunati in alcune partite. E comunque io credo che è una squadra che potrebbe anche ambire ai playoff. Ovviamente ci sono queste 3 partite, 3 finali, come diceva Totò, che noi affronteremo senza paura, convinti che anche se magari il Calcio Sicilia è la prima della classe o il Cus Palermo è la quarta, comunque a qualche punto in più di noi, noi sappiamo che rispetto a loro non abbiamo decisamente, non siamo inferiori, quindi io penso che possiamo far bene in queste 3 partite se ci mettiamo la testa giusta, se ovviamente abbiamo avuto anche la sfortuna di avere qualche infortunato. L'ultima partita c'erano ragazzi con la febbre. E infatti sabato abbiamo visto, eravamo molto decimati, avevo solo 2 sostituzioni più il secondo portiere, che comunque non è una sostituzione che ti può cambiare, certo, la partita. È chiaro. Quindi penso che al completo, con la testa giusta, 9 punti siano alla portata per le qualità che abbiamo. Poi se con 4 ci salviamo, se con 6 facciamo i playoff, o comunque se con 0 ci salviamo, importante raggiungere quello che viene di positivo, sì, vi perdete, è chiaro. Di positivo. Dobbiamo stringere perché abbiamo molti ospiti. La solita positiva domanda che facciamo ai nostri giovani ospiti. Siete in un'età diciamo dove la scuola impegna tanto, quindi vi avvicinate al diploma.
tra un paio d'anni, ecco, e come conciliate un po' questo impegno che non è semplice, ecco, diciamo, con la scuola. Che personalmente mettendo grande impegno nei due ambiti, sia calcistico che scolastico, e divendomi bene soprattutto lo studio, riesco a partecipare a tutti gli allenamenti, anche alle partite, anche ad avere ottimi voti a scuola. E per quanto riguarda gli allenamenti, comunque sono 3 ore a settimana, che è un impegno che abbiamo preso sin da inizio anno, quindi è un impegno che va rispettato anche nei confronti, cioè per rispetto nei confronti del mister e di tutta la società che mette comunque a disposizione a noi la struttura, i vari anche strumenti di allenamento. E quindi penso sia un impegno che sia doveroso e rispettoso per noi portare comunque l'impegno. Esatto. Quindi per chiudere, Totò, cosa diciamo ai giovani che vogliono avvicinarsi? Allora, io dico semplicemente una cosa: ad Agrigento abbiamo l'annoso problema delle strutture e degli impianti che non favoriscono sicuramente questo tipo di approccio per questi ragazzi. Io è da una vita che faccio sport in diversi ambiti. Ho fatto pallamano, ho fatto calcio, ho seguito mio figlio che ha fatto per tanti anni l'arbitro di calcio, e mi accorgo che è sempre più difficile, andando avanti, dare la possibilità a questi giovani di poter fare sport a certi livelli. Dico, chi di competenza si dovrebbe, diciamo, mettere un po' la mano sulla coscienza, perché lo sport è importante. È importante per distogliere questi ragazzi da quello che sappiamo che è oggi questa società. Quindi il mio augurio è che, andando avanti, possa migliorare qualcosa e possa dare possibilità a tutti questi ragazzi, non dico solo nel calcio, anche negli altri sport, di poter praticarlo. E a proposito di impianti sportivi, tra poco abbiamo proprio l'assessore comunale allo sport, Gerlando Piccolo, quindi adesso ci vediamo un po' di gol, perché cominciamo, ecco, continuiamo con il calcio, ma con la Serie D. L'Akragas, come detto, ha giocato nel pomeriggio di oggi, ma ieri, da segnalare, il 3-0, il solito Trapani che ha avuto vita facile contro la Sangataldese, sempre più impelagata nella lotta per non retrocedere, e poi il Canicattì che ha perso 2-0 a Vibo Valentia. Vediamo questi gol e poi, come detto, parleremo di calcio, ma parleremo anche di impiantistica. Grazie intanto a Enrico Musumeci, a Daniele Bartolomeo e a Totò Fazio e all'Atena al completo. A tra poco. Battuta, buona la ripartenza del Trapani con Palermo, la palla è buona per Convitto, il tiro a giro di Roberto Convitto, c'è però la parata sicura da parte di Tommaso Maraviglia, va su di lui il pallone messo a terra dall'esterno, punta l'avversario, lo salta, può effettuare il cross, palla alta all'indirizzo di Convitto che mette il pallone all'indietro e c'è la possibilità di battere verso la porta di Andrea Cocco. Crimi, la palla è lunga per Convitto che però riesce a metterla a terra. Convitto all'interno della rigore, Roberto Convitto, 1-0 per il Trapani, il gol, la gran giocata di Roberto Convitto che mette a terra un pallone molto complicato con grande eleganza e poi la batte. Bollino, ancora Crimi, supera un avversario, Marco Crimi con l'esterno all'interno dell'area di rigore, Maricosu con il tacco, Palermo! Marco! Palermo! Crimi alza la testa, va a cercare un compagno, anche qui collo esterno, di tacco Maricosu e poi petto e tiro al volo! Marco Palermo, Trapani 2, Sangataldese 0. La partenza adesso dei secondi 45 minuti di gioco con la Sangataldese, gira il pallone sul suo out di sinistra. Crimi, Bollino, probabilmente ci sarà il tocco, eccolo il tocco di Crimi verso Bollino che parte in avanti, Bollino va a saltare un avversario, può effettuare il tiro e c'è la parata a terra, ma il primo squillo da parte del Trapani al 48esimo minuto di gioco.
dentro Giovanni Sbrissa che tocca il suo primo pallone, lo gira verso Federico Marigò sul limite dell'area di rigore. Marigasu! 3-0 del Trapani! 3-0 del Trapani al 63esimo minuto di gioco. Primo pallone toccato da Giovanni Sbrissa, il pallone per Federico Marigosu che ha guardato il piazzamento degli avversari e l'ha messa lì dove Maravigna non può far altro che raccogliere il pallone. Poi non riesce ad intervenire Bollino, poi ci riesce Pipitone, ancora Bollino, la palla è per Sbrissa, Sbrissa e Pipitone, Sbrissa al limite dell'area di rigore, il tiro di Giovanni Sbrissa che termina leggermente alto. Gira il pallone Bolcano, Pipitone va a cercare un compagno in avanti, cerca l'accelerazione Pipitone, eccola l'accelerazione di Giuseppe Pipitone, palla buona per Sbrissa che controlla il pallone, poi Montini, si apre la giocata del Trapani in, sulla tre quarti, Bollino al limite dell'area rigore, a Sartore, la può girare verso Sartore, finisce qui. Allora, siamo in compagnia, come detto, con l'assessore allo sport del Comune di Agrigento, Gerlando Piparo. Oggi è arrivata alle redazioni una notizia che gli agrigentini attendevano da ben 4 anni, no? Finalmente, assessore, la piscina comunale di Villa Seta riapre i battenti. Sì, buonasera a tutti. Intanto ringrazio a tutti per la presenza. Ho fatto questo comunicato intanto per ristabilire un po' le cose che erano ferme da tempo per quanto riguarda l'ambientistica sportiva ed è, diciamo, un atto dovuto dell'amministrazione ed è frutto di un duro lavoro. Ecco, lei si è insediato nemmeno un anno, no? Da quando è all'opera, diciamo che qualcosina è stata fatta, molto ne rimane da fare, abbiamo sentito poco fa il dirigente dell'Atena che lamenta l'assenza di impiantistica, ma quello è un problema che riguarda un po' tutta la provincia agrigentina, se non che tutta la Sicilia, no? Per gli impianti sportivi. Però la piscina adesso penso che forse in settimana o la prossima settimana, ormai è una questione stiamo di giorni. Facendo collaudi. E già sono tutte cose ultimate, i lavori sì, sono stati ultimati, sì, collaudo effettuato, quindi diciamo che questo già lo possiamo dare per certo. Prossimo passo dell'amministrazione comunale e dell'assessore, in particolare Gerlando Piparo. Ci teniamo a tornare sul discorso della piscina perché il lavoro è stato fatto dietro le quinte, il lavoro dal punto di vista amministrativo e burocratico non è così semplice, non è come pubblicare un post su Facebook o come dare una notizia, diciamo, ai TG. Il lavoro che c'è dietro è un lavoro duro, un lavoro impegnativo, però porta, come vedremo, porterà dei risultati che sono per la città e serve alla comunità e anche dal punto di vista sociale, perché il posto alla piscina di Villa Seta è un posto molto particolare e quindi serve alla comunità agrigentina e anche alla comunità di Villa Seta. Anche perché la piscina è importante per problemi fisici, sicuramente, no? anche per quello, i disabili, io mi riferisco soprattutto anche a chi deve fare sport per motivi di salute. E quindi è una marcia in più quella fare sport. Rino, tu sei stato pure un amministratore, sei stato sindaco, no? Le difficoltà che dice l'assessore Piparo, no? Perché è facile scrivere dei post, è facile anche scagliarsi contro questa o quell'altra amministrazione. Però la gente comune non sa quello che c'è dietro, perché noi purtroppo in Italia abbiamo una burocrazia che non è soltanto lenta e lumaca in tutti i sensi, ma pure farraginosa.
Sì, quindi diciamo un po' è facile concordi con quello che dice. Avere il dito puntato quando poi non si sanno o peggio, salire sul carro vincitore, ecco, salire sul carro vincitore, o peggio ancora, sapendo come funzionano le cose, si punta sempre il dito per motivi proprio politici esatto, eccetera. Sì, non è un grande risultato questo, che dovrebbe essere, assessore, la normalità. Sicuramente. Una città avere la piscina, avere un campo di calcio. Infatti uno stadio... sono diciamo, dell'idea che la politica non deve strumentalizzare lo sport. La politica deve essere da volano, deve essere esatto, diciamo, da promotore, per diciamo, aiutare ad aprire le strutture sportive e soprattutto a proiettarle nel futuro, con le associazioni, con, come dicevamo, per aiutare il disabile, con, per fini sociali. E quindi è questo il principio, è questo diciamo, il fondamento che tutti i giorni mi aiuta e mi fa da sprono per andare avanti. E poi diciamo, nessuno è mago Merlino, no? Nessuno è mago Merlino. Ma sicuramente. La bacchetta magica. E chi comunque no. Mi ha indicato come chi ha vissuto, certo in un ambiente molto più piccolo di Agrigento, però... alla fine vedere uno stadio, parlo del mio paese, uno stadio aperto, rinnovato eccetera, un palasport da 1200 posti che funziona, un impianto di calcetto che funziona, sono il giusto risultato di quella normalità dicevamo, esatto, che soprattutto adesso Agrigento è, ne ha bisogno. Sono sicuro che ne ha bisogno e sono sicuro che la piscina è il primo grosso risultato della città, ma ce ne sono altri e ce ne devono essere altri. Sicuramente. A più presto, assessore. Sì, anche perché abbiamo in itinere, cosa c'è adesso? In itinere noi abbiamo l'apertura della palestra distrettuale di via Vula Amalfa, abbiamo completato i lavori, e abbiamo fatto diciamo, il fine lavori e ora abbiamo presentato la certificazione e la richiesta, la scia per i vigili del fuoco, quindi ora i vigili del fuoco si prenderanno il tempo, quello secondo legge dei famosi 30 giorni, dopodiché andremo a fare il sopralluogo e finalmente dopo 11 lunghi anni daremo vita a quella riapertura, rinascita di un quartiere che è quello di via Manzoni, di Agrigento, del campo sportivo, e lo restituiremo diciamo, alla collettività e alla gente tutta. E poi c'è il grande sogno degli appassionati di calcio, no? Che riguarda lo Stadio Seneto. Perfetto, sullo Stadio Seneto avevo detto che avevo preso un impegno mio personale e vi dirò a marzo avrete una risposta concreta. C'è la pubblicità dentro cosa l'uovo più dalla vita. Dentro l'uovo di Pasqua agrigentino quest'anno troveremo molte sorprese, no, ci auguriamo. Io faccio un piccolissimo passo indietro sulla struttura di via Vula Amalfa, per chi non la conosce, ecco. Quella è un'opera burocratica, sì, no? Sì, pazzesca, ma è un'opera eccezionale, pazzesca, quando verrà aperta. Cioè è un luogo accanto allo stadio Seneto, eccetera. Cioè, lì sarà veramente la rinascita del quartiere, come diceva l'assessore, ma un altro tassello per Agrigento. Usiamo una frase che adesso usiamo tutti, capitale della cultura, eccetera, eccetera, perché lo sport, assessore, assolutamente. È al di là di tutto, dico, è un volano, come diceva lui stesso prima, eccezionale. Quindi Agrigento sta avendo e avrà da qui a, diciamo, un paio d'anni tutte le strutture funzionanti. Infatti quella struttura è stata diciamo, finanziata all'epoca con il PON legalità e ha diciamo, un carattere di specificità che deve essere utilizzato dalle scolaresche, ma non per questo noi diciamo, questa grande struttura è ovvio che si deve dare spazio anche alle altre realtà che fanno parte diciamo, di Agrigento. Allora, siccome io, sì, chi mi conosce lo sa, oltre a essere un amico dell'assessore, no, noi prendiamo anche spesso e volentieri caffè assieme, questo non lo nego, però qui in trasmissione, no, perché sai, purtroppo ci sono molte male lingue, no? Qua non c'è nessun favoritismo, qui a Osservatorio Sportivo abbiamo sempre raccontato la verità. Io ho da fare con i telespettatori che chiedono, è chiaro, no, che la gente vorrebbe in ogni quartiere che ci fossero degli impianti sportivi. Questo, come detto, non c'è la bacchetta magica, quindi è complicato. Però, ecco, malgrado le ristrettezze economiche, l'amministrazione comunale, nella persona tua in particolare, per lo sport si sta muovendo in 10 mesi, no? Tre strutture del genere. Ecco, tu sei molto legato al villaggio Mosè.
Ci puoi raccontare un po' cosa succede in quel campo che una volta vinse l'Agregas? Ho giocato pure io lì. L'Agregas. Mi sembra che quel campo sia completamente da radere al suolo, no? Perché mi sembra irrecuperabile, onestamente. Quella del Villaggio Mose, quella struttura, diciamo, è una struttura abbandonata dal punto di vista, diciamo, dello stato attuale, da tempo, non da due o tre mesi, infatti, da più di 15 anni. Quindi noi nella nostra ottica, diciamo, nel nostro ragionamento di amministrazione, stiamo portando avanti quelle strutture in cui possiamo intervenire da subito, e sono, come ho detto, la piscina, la palestra, dove possiamo agire direttamente, e lo stadio. Per esempio, per lo stadio abbiamo dimenticato a dire che abbiamo portato avanti un progetto che, diciamo, è pesantissimo, diciamo, da gestire dal punto di vista burocratico, cui abbiamo ottenuto i vari pareri dalla sovrintendenza, dal genio civile, dalla conformità urbanistica, dal comune stesso. Città ci sono dei pareri ovunque. E quindi, diciamo, per fare tutto ciò non è che si fa in un giorno e siamo arrivati ad un punto e siamo pronti a ricevere il decreto. E, dico, non è una cosa che si fa in un giorno, siamo riusciti con grandissimi sacrifici e soprattutto con sacrifici sottoscritto, però sono soddisfazioni. Io penso che questa soddisfazione verrà condivisa con tutti gli agrigentini e con tutte quelle persone che amano lo sport, perché lo sport è vita. Senti, prima di concludere, io volevo, siccome c'è molta gente, no, che dice siamo in prossimità dell'estate, quei campetti di San Leone, no? Sì. Lì c'è qualcosa di poco chiaro, nel senso, sono del demanio marittimo, per metà del comune d'Agrigento. Com'è la situazione? Anche per capire un po'. No, quelle strutture cosiddette, chiamate strutture sportive, quella zona è, diciamo, è in capo al demanio marittimo. Quindi noi paghiamo un canone e noi per movimentare anche una pietra o fare una miglioria in quella zona specifica dobbiamo prima farci autorizzare dal demanio. Quindi per portare avanti qualsiasi tipo di progetto dovremmo essere prima autorizzati e preventivamente, diciamo, concordarlo con loro, quantomeno devono essere loro i promotori di questi, diciamo, questa eventuale ristrutturazione. Quindi noi facciamo solo, per ora, siamo solo ospiti in quella zona. No, io mi chiedo e chiedo all'assessore anche, che immagino la risposta, ecco. Si parlava di vari impianti, ecco, perché dopo 11 anni, dopo 10 anni, dopo mettiamo un attimo da parte la burocrazia, c'è qualche cosa che non è andata negli anni? Io penso che negli anni c'è, certo, sicuramente, la burocrazia, come dice lei, è una brutta bestia nel gestire certe vicende e soprattutto non dando quell'input, diciamo, personale e non mettendo quel sacrificio che, diciamo, costa giornate intere di lavoro. Io per esempio entro alle 6 del mattino e esco a volte anche alle 10, e quindi è un lavoro, per me appunto è diventato come un lavoro pesantissimo su cui, diciamo, dedicare, perché se poi ti allontani o magari perdi il filo di un determinato ragionamento anche burocratico, logico, amministrativo, poi ti perdi e per, diciamo, capire dove hai lasciato e devi riprendere da capo, poi cioè devi iniziare tutto da capo, e quindi diventa abbastanza farraginoso. Quindi ci vuole un assessore siccoso, ecco. Esatto, già affettuoso e buono. Negli uffici, diciamo, mi conoscono come perfetto, ci capiamo, molto pesante, pesante. Ci capiamo. Anche alla regione, diciamo, ho fatto soprattutto là. Esatto. Ok, allora senti, ci fai accompagnare altri due minutini in tempo che Rino fa. Intanto abbiamo visto i gol della Serie D, un riepilogo di quello che è successo in questa ultima giornata, velocissimi, perché come al solito noi siamo sempre andiamo in ritardo. Velocissimi con il Trapani ormai lanciatissimo per la promozione, anche che il Siracusa ha una partita in meno perché ha riposato, però sono 13 punti, potrebbero essere 10, però ormai ha 8 giornate, 9 giornate, perché c'è il doppio turno di riposo, eccetera.
pensiamo un po' tutti che il Trapani l'abbia vinto. Il Licata ha fatto il suo all'inizio, ecco, si è posizionata già a metà classifica, quindi non dovrebbe avere problemi per la salvezza, anche se i punti sono, di distacco sono solo 9, sono 7 quelli del Canicattì, mentre diamo già il Lamezia Terme retrocesso, la Gioiese è questione di un paio di domeniche, e al momento sarebbe retrocesso anche il Castrovillari perché ha più di 10 punti di vantaggio, di distacco dalla squadra che è il Portici che la precede. Quindi di domenica in domenica la classifica cambia, quindi le Agrigentine dovrebbero, tranne cataclismi ecco, delle ultime giornate, farcela. La San Cataldese, che la seguiamo per motivi territoriali, è lì a soli 4 punti dall'Ocri. L'Ocri che domenica prossima ha una gara diciamo per la vita, ecco, per evitare i play-out contro la Vibonese, e c'è il derbissimo Canicattì Acragas che si giocherà domenica prossima alle 15 a Ravanusa, e noi saremo lì. Allora, senti, a proposito, l'assessore, volevo dire una cosa. A proposito di Acragas, mi viene in mente che i primi di marzo pubblicheremo il bando per l'affidamento dello stadio, quindi anche questa è una notizia. In attesa del restyling, già attesa del decreto, diciamo, potrebbe essere conseguente. Senti, a proposito di luce, perché non perdiamo tempo. A proposito di luce, di illuminazione del Seneto, noi abbiamo come sponsor il nostro nome sponsor, che è l'Eco Green. Salutiamo il patron Marcello Giavarini, che ci ha promesso che a marzo sarà ospite da noi, e ricordiamo di scegliere in questo mercato libero, scegliere l'offerta Eco Green, che è la casa flat luce. Tra l'altro, alla firma del contratto si ha un bonus di benvenuto, in pratica di 120 euro, quindi scegliete Eco Green, andate sul sicuro. A marzo dico avremo Marcello Giavarini, avremo l'annuncio dell'assessore della luce, diciamo che siamo un puntatone, siamo puntatone a marzo, illuminati. Allora, volevo dire poi che in questi giorni a Palermo sono in esposizione tutte le coppe vinte dal Manchester City. Stiamo parlando di calcio, non ultima la Champions League, che ha vinto nel giugno scorso proprio contro l'Inter in finale. Sì. Ad Istanbul si può visitare questa mega struttura. Ricordiamo che i proprietari del Manchester City sono i proprietari anche del Palermo Calcio. Palermo Calcio che sabato scorso si è dovuto mangiare le mani perché il secondo posto sembrava ormai conquistato, visto che era avanti di 2 reti a Cremona, avanti di un uomo, e invece in un minuto della ripresa praticamente i grigiorossi hanno pareggiato e hanno pure rischiato di perdere. Questo secondo me non è un buon segnale. Ne approfitto perché c'è lui che è grande appassionato pure di calcio a 5, e l'Acragas Futsal, ancora una brutta sconfitta, abbiamo pure le immagini, nel campionato di Serie C1 la formazione di Peppe Lamendola ha perso in casa al Palaforum dello Sport Village 6-3 contro l'Athletic Club Palermo, una battuta d'arresto che comunque non compromette del tutto la salvezza, ma adesso gli agrigentini del presidente Cillari sono chiamati a vincere a tutti i costi almeno 4 partite, a cominciare da sabato prossimo sul campo dell'Isola, che prevede gli agrigentini di 5 lunghezze. Contro l'Athletic Palermo, la squadra della città dei Trembi ha giocato in condizioni pessime per le tante assenze, a cominciare dagli squalificati Sirone e Alfano, per proseguire con gli infortunati Spaziani e Di Gangi, anche se quest'ultimo ha giocato per qualche minuto. Le reti biancazzurre sono state messe a segno da Palermo per l'1-0 iniziale, da Cillari per il 2-3 per il Palermo, e da Zambuto per il 3-5, poi è arrivato il 3-6 dei palermitani, che ha praticamente spento la partita. E noi diamo la linea alla pubblicità, torniamo subito per completare il discorso calcio, e poi abbiamo il karate, perché ad Agrigento giorno 3 marzo ci sarà un grande evento, ma ne parliamo tra poco. Grazie assessore ancora. Grazie a voi, buonasera.
Allora, adesso parliamo di arti marziali, lo facciamo con Alessandro Caramanno e i suoi allievi, perché domenica 3 marzo al Pala Nicosia di Agrigento, Agrigento ospiterà un campionato nazionale di karate, Mas Oyama. Poi l'altra parola la aggiungi tu, perché... Kyokushinkai. Ecco, va bene. Allora, Alessandro, diciamo una vetrina importantissima per la nostra città, ma soprattutto per dar manforte a una disciplina che magari ogni tanto è bistrattata, no? Che invece ha un seguito niente male. Sì, sì, il karate negli ultimi anni, anzi, ha preso un volo incredibile. Siamo passati a milioni di atleti praticanti, tra l'altro nella nostra disciplina siamo passati a 20 milioni di praticanti, quindi sta veramente prendendo piede tantissimo il karate, fortunatamente, rispetto a 15-20 anni fa, ecco. Domenica in questa occasione ci saranno 300 atleti provenienti da tutta Italia, quindi vari dojo di varie regioni d'Italia che vengono a partecipare a questo campionato italiano. Quindi con l'occasione gli faremo vedere anche Agrigento. È l'occasione buona, non ne parliamo sempre, no? Perché lo sport poi è una calamita per il turismo, no? Perché comunque fa girare l'economia, 300 persone non sono poche. E poi ci sono anche i genitori, sì, perché sì. I bambini, così piccolo, tra poco ci presenti, ecco, sì, i tuoi, sì, allievi, no? Sì. Ce n'è una accanto a te che conosciamo molto bene. Io la conosco io. E la conosce soprattutto Rino, perché l'anno scorso mi pare che qualche botta l'ha preso. Ha fatto fare un po' di allenamento. Ha fatto un po' di sparring partner, sì, diciamo. Sì, ecco. Allora, quest'anno vai un po' più forte dopo, se puoi. Ecco, quindi preparati, perché vedo una cintura diversa. Probabilmente no. Io ho migliorato in quest'anno, adesso poi ti faccio vedere. È io. Più incassatore quest'anno. Allora Alessandro, ecco, presentaci i tuoi allievi, perché mi sembra che abbiano riscosso anche dei risultati importanti. Sì, 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 allora loro hanno già vinto dei campionati italiani, regionali, hanno fatto già delle esperienze, pur essendo piccoli, ho voluto portare loro come rappresentanza anche della presenza appunto dei bambini, dei ragazzi. Perché pensate che vanno dai 8 anni ai 13 i suoi, quindi questa è una rappresentanza importante, è importante perché ne ho un centinaio di questa età e lavorano veramente bene, sono bravissimi. Loro fanno da rappresentanza dei loro amici che praticano con loro, sono Michele Argento, poi c'è Monreale Giuseppe, Di Stefano Matteo e poi c'è Flavio Fratello. Okay, sono Americo, comunque, non Di Stefano, io te lo scambio col nome della mamma. Ecco. Americo Matteo e poi c'è fratello Flavia. Come vedete, lei è cintura verde, è la Senpai, è una cintura che è vicina alla marrone, alla nera, la gialla è prima, quindi gialla prima, poi verde, poi marrone, poi nera, quindi è un livello già abbastanza alto di cintura. Bene, vogliamo chiedere magari perché si sono avvicinati a questa disciplina sportiva. Chi vuole parlare? Vi passate il microfono. Acceso, sì, sì, attenzione. Per me mi sono iscritto a karate perché mi piaceva, è uno sport molto bello, è anche una disciplina giusta che si allena e si può combattere. Sì, si tiene in forma soprattutto. Sì. Ok, passa il microfono Giuseppe. A Giuseppe. Giuseppe, perché hai scelto il karate? È sempre stata la mia passione più grande, il karate, anche perché alla televisione soprattutto vedevo moltissimi atleti, moltissime mosse, mi sono karate appassionato, King. Certo, mi sono avvicinato sempre di più a questa disciplina arte marziale e mi è sempre, ha sempre continuato a piacermi. Passa il microfono. Michele. Allora, io mi sono iscritto a karate quando ero più piccolo, già 3 anni fa, quando avevo 10 anni, magari non per una questione molto seria, un pochettino per, sai, karate, wow, capito? Cioè, uno sport mai praticato, mai, cioè, non sentito troppo dire, nessuno che lo praticava dei miei amici, perché no? Poi, dopo un po' di tempo, sempre migliorando, mi sono innamorato del karate e ho continuato sempre ad andarci. Bene, allora Alessandro, mi sembra che lì non volevi chiedere. No, no, manca, me li tengo buoni. Manca lei ancora perché continui, ecco. No, no, lei ha il microfono, oggi pare che ce l'ha lei. Sì. No? No? Allora passa il microfono. Allora, io no, scherzavo sulla domanda, ci mancherebbe altro. No. Continuo perché
non solo dà soddisfazione il karate, e questo è poco ma sicuro, no? Abbiamo una gara alle porte, perciò, ma anche perché è una passione che ormai è difficile da togliere dalla mia vita, ecco. Perciò... Noi titoliamo sempre: non di solo calcio vive l'uomo. No, ma ci mancherebbe, ma ci sono tanti. Il mondo è bello perché è vario, no? Anche nel mondo dello sport è così. Tra l'altro, Alessandro, prima magari di farci vedere qualche cosa, sappiamo che le iscrizioni sono aumentate anche tra le donne, no? Sì. Anche per una difesa personale. Purtroppo le notizie che si sentono in giro non è che fanno stare tranquille, non vanno a dormire sonni tranquilli, soprattutto al genere stesso. Quindi sì, c'è stato un aumento anche in previsione di questo? Sì, sì, assolutamente. Quella è stata una reazione anche per le problematiche che avvengono a livello mondiale, nazionale, anche comunale, quello che sentiamo ogni giorno, no? Quindi anche la necessità di queste ragazze di sentirsi più sicure, ma anche dei ragazzi. In generale, però, le ragazze hanno aumentato tanto la loro presenza nei vari dojo italiani. Tra l'altro anche persone di spicco, conosciute come Michelle Hunziker, fa parte della nostra squadra nazionale, quindi già lei fa parte della nostra disciplina, ci sta aiutando tanto anche, no, a far conoscere a livello televisivo questa disciplina, anche con i suoi vari video Instagram, Facebook, pubblica spesso sul karate, quindi quello aiuta tanto a chi voleva avere un tramite. Così come altri atleti importanti come Luigi Busa, che ha vinto i campionati alle Olimpiadi, insomma, sta portando questa conoscenza, no, della possibilità di praticare karate un po' più in generale al pubblico. Poi ora con i social riesci facilmente a capire di cosa si tratta, come si fa. Quindi la presenza di loro è aumentata, sì, le donne sono veramente tante, anche le bambine che abbiamo in dojo e le ragazze sono tante, sono quasi ormai uguali, maschi e femmine uguali. Com'è. Anche perché, Alessandro, penso che la cosa fondamentale di questa disciplina è proprio la disciplina, l'ordine, il rispetto dell'altro. E poi io mi sono fermato un po' a guardare gli occhi di questi più piccoli, più piccoli. Secondo me sono già avvantaggiati, guarda che sono vispi, e non mi guardare così, dico, sono cose belle, ecco, che soprattutto a quest'età, ma anche lei ha cominciato a quest'età, dico, si porta per tutta la vita. Sì, sì, il karate non è un semplice sport, tra virgolette, ma è una via, quello che dico sempre un po' agli allievi o anche a chi mi domanda, ma il karate è uno sport? No, non è proprio uno sport, è una via, è diverso. Qual è la differenza tra una via e uno sport? Lo sport, diciamo che fino a se stesso ha i suoi ambiti sportivi, agonistici. Il karate va anche oltre, con un allenamento mentale, emozionale, anche spirituale, poi a un certo livello. Arrivi anche a interiorizzare, a prendere distanza dalla rabbia, per esempio. Altre cose che con gli altri sport non è che per forza ci lavori su queste cose. Il karate invece fanno parte proprio della nostra attività, quindi si fanno questi momenti di concentrazione, di meditazione, dove diamo un'importanza fondamentale a ciò che è la mia reazione fisica, ma anche la mia reazione emozionale di rabbia, perché io devo anche saper controllare la rabbia per poter essere vigile, no? Perché poi quando uno ha la rabbia dentro non è più vigile. Allora uno dei nostri lavori è contenerla, così uno la contiene, è vigile e dice, ecco, questa è la situazione, qual è la migliore cosa che io posso fare? Quello è il lavoro di una via, che non è semplicemente uno sport, e poi si lavora appunto sul piano fisico, emozionale, mentale e anche spirituale. Bene, allora, appuntamento a domenica prossima con i campionati italiani alla Pala Nicosia, alle ore si comincia. Allora, adesso la mattina si inizia alle 8:30 con le forme, che sono i kata. Sì. Adesso loro faranno un kata, quindi capite che cos'è. È un combattimento immaginario che si fa da solo contro degli avversari immaginari. Quello noi lo studiamo come mezzo per difesa personale da più avversari. Quindi per difenderti da 2, 3, 4, 5 persone impari a fare kata. Quelle si fanno la mattina e poi il pomeriggio c'è la parte clou dell'evento, dalle 2:30 in poi sino alle 6:30, che sono i combattimenti. Quindi i combattimenti, iniziamo con la serie B, sono dei combattimenti sempre con affondi realistici, quindi i colpi vengono tirati reali, però hanno le protezioni, il caschetto, il corpetto, i guantini e i parapiedi. Nella seconda parte del pomeriggio invece ci sono i combattimenti di serie A, quindi verranno degli atleti e delle atlete che combatteranno senza protezione alcuna, col KO valido, quindi direttamente con i pugni nudi, i piedi nudi e senza protezione alcuna addosso. Quindi quello è un evento incredibile per chi vuole vedere veramente che cos'è il karate Kyokushinkai e la forza di questa disciplina. Va bene, allora qualche minuto di esibizione.
Sì. La facciamo. Allora, intanto vediamo. Hai il microfono? Hai il microfono? Sì. Però mi devo mettere questi nel frattempo. Questi qua servono a farsi tirare dei colpi addosso e non farsi male, soprattutto io, ma anche loro quando li tirano. Ti guarda terrorizzato. No, no, io poi... no, se li vuoi usare, sono facili. No, ma la sorpresa che vi faccio io è che io qua vedo cinture verdi, cinture gialle, cinture... Io poi vi faccio vedere il colore della mia cintura, che è nera. È nera, è nera. Sì, infatti la vogliamo vedere poi a livello pratico, questa cintura, com'è... No. Allora, proprio... li chiamo uno per uno, mi posso mettere qui, vieni Miki, facciamo un'esecuzione tecnica che noi chiamiamo Oitsuki Yakutsuki Gedan Jodamawashi Nidamawashi, via. Ahí. Os. Vieni Giuseppe, vediamo la stessa tecnica eseguita da tutti gli allievi. Os. Vieni Matteo, poi Flavia, via. E da, vai. Os. Vieni Flavia. Os. Vai. Ma che fai, tema vascigheri qua? Forte, vai. Se mi metto da questo lato, vai. Forte, forte. Via, vieni Miki, una volta l'uno, mavascicheri, tre mavascicheri, os. Sì. Oh, capite perché tengo questi? Certo, Giuseppe, lo capiamo benissimo. Come no, no. Si sentono, no? Come no. Os, vieni. Matteo. Os. Adesso in coppia, fate vedere un po' di pugni col cuscino. Ok, Giuseppe vai con Flavia, tu tieni a lui. Pronti, solo pugno, via, Jimè. Come vedete i pugni vengono portati appunto a mano nuda, non c'è alcun utilizzo di guantini. Si lavora proprio al condizionamento fisico che viene dal tenere tutta questa serie di pugni, farli bene naturalmente senza farsi male e gestire fiato, guardia. Os, va bene, cambio, datelo. Vai, Jimè. Bravi, os. Bene, allora risparmiamo un rino anche per motivi di tempo, ti ho risparmiato per oggi. Allora Alessandro, io ti faccio un grande in bocca al lupo, sicuramente ci vedremo domenica, sì, per vedere questo vero e proprio spettacolo che, come abbiamo avuto modo di sottolineare, gli arti marziali alla fine sono una disciplina all'insegna del fair play vero e proprio, no? Cioè rispetto massimo per l'avversario. La cosa bella poi alla gara sarà questa, che si tirano i pugni, i calci, poi alla fine si abbracciano, sì, si abbraccia, sono amici come prima. E forse è uno dei pochi sport dove si fa questo. Insieme al rugby, possiamo dire che il terzo tempo c'è sempre. Mi dispiace, stavolta... Niente, ti abbiamo graziato. Lo faremo di allora, prima. Ricordo l'appuntamento al Pala Nicosia, quindi si comincia abbastanza presto, domenica 3 marzo, 8:30. Adesso io vi ringrazio ancora per essere stati qui con noi, la pubblicità e poi il rush finale con il calcio dilettantistico.
Allora Nino, riprendiamo con il calcio, sì. I risultati adesso del campionato di eccellenza. Eccellenza, abbiamo avuto la debacle della Pro Favara che ha vissuto una settimana un po' travagliata dopo la vittoria di domenica scorsa col Fulgatore, però ha pagato caro la società i fatti avvenuti prima della gara, quando la squadra del Fulgatore ha avuto delle difficoltà nello scendere dal pullman, tant'è che è arrivata la squalifica per due giornate del campo della Pro Favara. C'è da dire anche che la società ha preso, con un comunicato stampa, ha preso le distanze da tutti questi fatti avvenuti, che con lo sport e con il calcio non hanno nulla a che fare, che comunque hanno leso, ecco, l'immagine della Pro Favara. La sconfitta di ieri con la concomitante e ormai nota vittoria della Nissa portano a 7 punti il distacco, e tranne ecatombi calcistici a cui potrebbe andare incontro alla Nissa, ma diciamocelo chiaramente, non ci sono le condizioni al momento. Stiamo vedendo per l'appunto la vittoria della Nissa. Ecco, vediamo 5-1. La vittoria della Nissa per 5-1 con l'Accademia Trapani, quindi la Nissa ormai è lanciatissima. E attenzione, perché la Pro Favara al momento ha 13 punti di distacco dalla terza, però deve mantenere questi punti per evitare i play-off, che poi sono sempre un terno all'otto. In zona retrocessione il Mazzara e l'Aspra sarebbero spacciati, Fulgatore, Casteldaccia, Accademia Trapani e Geraci farebbero i play-out. Una vittoria importantissima è stata quella dello Sciacca, che ha vinto 2-1 con il Castelnuovo quasi all'ultimo minuto, quindi pone i saccenzi in zona tranquilla. Domenica prossima Pro Favara, Castelbuono, non sappiamo ancora dove si giochi, mentre la Nissa in casa con l'Atletico Palermo. In promozione invece segnalare la vittoria nel derby del Camarat con l'Empedoclina, che da un lato dà la certezza matematica, semmai ce ne fosse bisogno, al Camarat, e inguaia ancora di più l'Empedoclina, che adesso ha un distacco di 5 punti per evitare i play-out, ma il Casteltermini, che è lì a 5 punti, deve recuperare una partita. E quindi, ma il bello di questo campionato è al vertice, perché se prima San Giorgio Piana era quasi certo lanciatissimo verso la promozione in eccellenza, adesso con gli ultimi risultati troviamo San Giorgio Piana 45, San Vitolo Capo 42, rinviene la Parmonval che ha battuto il San Vitolo Capo a 41, e il Gemini che, come diciamo sempre, zitto zitto è lì. Quindi in 5 punti ci sono 4 squadre che se la possono giocare sino alla fine. Domenica prossima Bagheria, Casteltermini, San Vito, Camarat, e Empedoclina, Cus Palermo, e Gemini, Partinico, per citare le agrigentine. È già certa la retrocessione dell'Iccarenza, ancora 0 punti, ma matematicamente non ce la può fare più. In prima categoria invece vince l'Aragona, abbiamo pure le immagini mentre parli. Mandiamo le immagini della vittoria per 7-0, esagerato, l'Aragona. 7-0 con il Sant'Anna Enna, non è da meno il Niscemi che vince 3-0 a Mazzarino, ma non è ancora da meno il Serra di Falco che batte l'Alessandria della Rocca per 2-0, e quindi le tre sorelle mantengono sempre la vetta della classifica, con Niscemi 52, Aragona 49, Serra di Falco 47. E sabato prossimo in anticipo c'è la partita dell'anno, la partita del campionato tra Niscemi e Aragona. Una vittoria del Niscemi potrebbe dire la parola fine a questo campionato, qualsiasi altro risultato lo terrebbe aperto. Ancora aperto. Un flash nel girone A con la Margheritese di Santa Margherita Belice, che pareggia con la capolista Regina Mundi, che mantiene la vetta della classifica, i palermitani 51, mentre la Margheritese, pur con questo pareggio, mantiene la zona playoff e può vantare il capocannoniere del campionato, Zinna, con 21 reti. In seconda categoria, flash per gli amici di Lampedusa che perdono 2-1 a Corleone, in gol per i lampedusani Vincenzo Loverde. In testa c'è il Fada 41 punti, però il Lampedusa è lì a 28 punti in zona playoff, cosa che però per il regolamento che sappiamo al momento non farebbe, perché il Corleone secondo ha 10 punti di vantaggio. Nel girone B perde malamente il Campofranco in casa nello spareggio salvezze con il Real Cagliari.
Caccamo, mentre il Ribera nel rifila 3 al Villalba, il finale. Finale è la squadra di finale di Pollina, vince 4-2 con il Prizzi. Entrambe sono a 36 punti in classifica, però è una classifica che può subire delle variazioni in negativo per il finale, che si è scoperto che c'è un giocatore che ha giocato ma non essendo tesserato, o comunque c'è qualcosa che non è andato, tant'è che ha perso a tavolino una gara con il Bombenziere. Adesso la Procura Federale sta rivedendo tutte le gare dove questo giocatore è stato utilizzato. Ribera 36, finale 36. In coda c'è il Bombenziere che va a vincere a Vicari e il Caccamo che vince a Campofranco, dove il mister Cusimano ha rassegnato Cianciana invece. Il Cianciana ha perso con il Collesano 2-1, però è ancora in zona diciamo playoff, cosa che sempre in virtù di quel regolamento al momento non farebbe, perché la seconda, che può essere il Ribera, può essere il finale, è a 12 punti. Però bisogna vedere cosa succederà al finale. Tutti. Quindi chiudiamo questo flash con la seconda categoria, con le dimissioni dal calcio Campofranco del mister Tonino Cusumano. Terza categoria, flash in Isseno, la Caterinese gioca a tennis con la Juve Terranova, vince e mantiene, anzi aumenta il distacco con la Mogela, che perde lo scontro diretto con la Pronissa. Caterinese 35, Amogela 31, nuova Pronissa 29. Mentre nel girone agrigentino, che è quello più numeroso rispetto al Nisseno, c'è un bel finale, anche se mancano ancora 6 giornate. Abbiamo le prime 3 pareggiano tutte, mentre ne approfitta la Don Bosco Casteltermini, che vince. Quindi Agrigentina Cattopardo 1-4, Favara Academy Muxar 5-0, Real Monte Eraclea Mino, era il big match, 0-0. Montallegro 2, Don Bosco 3, Camicos 3, Villa Seta 0, River Platani perde un'occasionissima per allungare ancora al primo posto della classifica, pareggia 1-1 con il Burgio. Le primissime posizioni: River Platani 34, Eraclea 32, Real Monte 31, Don Bosco 28. Allora, prima di chiudere, una notizia del campionato italiano di soccer, che dopo un lungo periodo di pausa ha ripreso. Dopo 4 giornate la classifica vede al comando Narcisi Regno con 7 punti, 6 punti per Traina SRL, Gemini, Socca e Montaggio Invantino, 4 punti per l'impresa La Corte, 3 punti per Pitbull Socca, così come Materiale Vicari, 0 punti per Ferramenta Russotto. Per quel che riguarda invece la nazionale, il presidente della Socca Italia, Claudio Gallinica, ci ha informati che è saltata l'amichevole in programma a Piazza Almerina nel mese di marzo contro l'Albania, perché l'Albania ha altri impegni, mentre a maggio la nazionale italiana di Socca giocherà sia la Coppa Europea che le gare di qualificazione per i mondiali. È tutto per questa puntata. Rino, l'appuntamento è come al solito per lunedì prossimo, sempre alle 22, canale 89, Teleacras, Rete Blea. Arrivederci. Buonasera, buona settimana.